vuoi mangiare pane de mais. Non so perché, ma mi ricorda qualcosa. C'è nessuno? Villa di chi era? Sì. Ma di chi è? Di chi era? Di chi era? Di chi era? E adesso di chi è? Ancora di chi era? Sempre di chi era? Ben trovato! Anche lei, come stai? Ma dall'anno scorso che sei, cosa è andato via? No, sono andato via in Australia. In Australia, da nuovo, sì. Ah, sono facci buona l'Australia! Bella panza che abbiamo visto all'Australia. Bella panza, sì. È vero o no? Sì. Che novità ci porta l'Australia? I canguri stanno buoni. I canguri stanno buoni. Poi? Adesso fa inverno lì. E quindi verrete qua. State qua. Un po' di pioggia. Sono venuto qui a fare un po' di vacanze, un po' di nuovo. Senti il richiamo da Calatria tu. Ecco, il richiamo da Calatria. È vero o no? Sì, ma che è il tuo cuore, capisci? Senti, ma una domanda indiscreta. Sì. Uvino, Remo, tu fici assaggiare stanno? A mio no. Manca a te. Manca a mia. Ma perché non dono a noi questo vino? No, ce n'è più dono. Ah. Sì. Lo dà, qualcuno lo dà il vino? Ce n'è più uno. No, Remo, perché non lo dà? È geloso il suo vino. Ma non sa, cioè. Ma non sa niente. Stanno, non sa so, perché non ci pigliai sta maniera, non vuole dura niente. Devo tirare il tuo capo coglia. Fidati, devo tirare il tuo capo coglia. Mi devi presentare qualcuno? Ah, signora mia. No. Sei venuto con la moglie? Ah, allora no. Ah, your wife. Nice to meet you. Nice to meet you too. Come si chiama la signora? Maddalena. Ma che bello nome, Maddalena italiana però. Sì, sì, sì. Italiana da dove? Da Treviso. Veneta? Sì. Vecchia, te porto il vin de buono. Sì, grazie, se grazie. Buono il vostro vin? Oh, il mio vin è molto buono. Parla una lingua strana, vero? Ecco, addirittura come spagnoli. Quasi, no? Come si dice vino in spagnolo? Non so. Ma cos'è esatto? In Veneto? Elvin. Io faccio l'interprete tra voi due, sì, non sì. Quando non mi capite. Come mai è venuta con lui quest'anno? Ha paura, è gelosa? Gelosa? No, no, siamo assieme adesso, allora sono venuta anch'io. No, paura di noi. Ecco, non è gelosa. A fare vacanze in Calatria. Sì. Ah, come le è sembrata a Calatria? Più o meno come un Veneto, non è più nemmeno. No. No. Però è proprio diverso dell'Australia. Non se è l'ardin, il Veneto c'è l'ardin, il lardo, con l'ardin. La polenta. Forse è più triestin che Trevisan, ma insomma. C'è il lardino anche là. Sì. O lardo da Calatria, però è lardo da Calatria. Sì. O vino com'è? Il vino qui è buono. Veramente? Sì. Attenzione col vino di Calatria. Sì. C'è un segreto. Però abbiamo assaggiato un vino proprio buono l'altro giorno. Da Calatria? Dal Calatria. Sì. I Remo? No. No, so di chi è fatto. No, è Alex. Di Alex. Ah, di Alex di chi era? Sì. Colui che ha inventato questa altra bontà. Ah, di chi era pure lui? No, chi era? Ah, solo chi era? Chi era? Ma sì. Chi era? Chiera. E lui deve sapere chi era. Alex Chiera. Alex Chiera. Ma lo sa, nasconde un segreto il vino della Calatria. E cos'è questo segreto? Ne esce nei baffi. Attenzione. Ok. Però donna baffuta sempre. Non lo so. Piaciuta. Ti ascolta tutte cose della Calatria. Che bello fatta, ti ascolta tutto. Senti, il menù di stasera lo sai? Dice che mangiamo tutti insieme. Non lo so, guarda, non lo so. Non lo so. Non mi convinci. No, ma è importante avere sorprese, guarda. Tutto surprise. Surprise. In Veneto sorpresa come si dice? Non so. Non sapevo. Perché dico sapevo, ecco, forza. Per inglese è surprise. Surprise? Mm. Sa cosa hanno cucinato per stasera? No. Maddalena, non mi vuoi dire nemmeno tu. Mm. Due, tre zeppoli. Ah, zeppoli, poi? Non so. Forse serpe neri. Neri fritti. Buone su. Ti piacciono a te? No, non ho mai assaggiate. Questa se ne provi. E lucertole imbottiti. No. Salami di incugnettati, c'eravamo meglio, no? Va bene, ci ritroviamo più tardi. Più va tardi. Bene? Sì. Alla cena totale, mi raccomando, viva lì. L'Italia, la Calatria. La Calatria. Calatria. Evviva Treviso. Evviva pure Veneto, ti amo. Emmo. A dopo. A dopo. Ciao, ci vediamo più tardi. Maddalena, see you after. See you after. Mamma, come parlo bello l'inglese. Lasciala tutto. Tu sei chi era? No, di chi era? No, lui è chi era. E chi era facciamo?
Chi era Fagimo? Facciamo un'altra serenata d'amore, che invece di essere la solita strina tipo questa qua, è una... l'abbiamo passata tipo a tarantella. Poi volevo chiedere una cosa a questa ragazza, senti, ma il violino che ci azzecca con la musica popolare? Allora, il violino, diciamo che soprattutto nella musica popolare, ad esempio della Campania, della Puglia, è molto utilizzato, mentre nella nostra un po' di meno, però ultimamente si è inserito. Questa contaminazione c'è. Sì, c'è stata. Ormai è reale. Sì, è reale. E piano piano ho cercato di inserirmi per quanto ho potuto. Si è inserita benissimo, perché grazie. Vi rende anche particolare proprio anche per questo motivo, avendo grazie. Anche il suono del violino. Ti sei diplomata in violino? No, ho preso il quinto anno al conservatorio a settembre. Per quest'anno ho dovuto iniziare l'università, quindi ho abbandonato, però riprenderò a settembre. Beh, dal sesto anno. Vale, certo, sei veramente brava, sì. È un peccato non finire una cosa così. Sì. E tu invece arrivi da? Guardavalle. Perché così? È muto, perché no? Anche io il basso è una minoranza rispetto a tutto il resto qui. Di Guardavalle? Guardavalle. Ma come vi siete incontrati? Io e Nunzio ci siamo incontrati, essendo dello stesso paese. Guardavalle? Sì, lui aveva la passione. Ah, no, facevamo. No, lui aveva la passione per le tarantelle, io avevo la passione per il basso. E ci siamo. E poi diventano basso tarantellato. Sì, ecco. Che alla fine ha vinto Nunzio. Sì, ha vinto lui. Però ancora è giocabile la partita. Ah, sì. E tu invece da Roccella come sei arrivato? Io sono da poco in questo gruppo. Prova ad immaginarlo come sei arrivato. Attraverso tuo fratello che suona con l'altro gruppo di Guardavalle o no? Sì. Più o meno sì. Mm. E io sono arrivato da poco in questo gruppo e devo dire che mi trovo bene. Vuoi salutare tutti quelli che ti conoscono? No. Tu invece fai la ballerina, credo. Sì. Sì. Stasera no, non vuoi ballare. No. Nemmeno con me. Facciamo una tarantella, poi la balliamo. Vabbè. Però io non so ballare, mi devi guidare tu. Ok. Guarda, quando sorridi sei meno timida, forse, no? O no? Sì, sì. Quando hai imparato a ballare? Tanto, cioè... Non faccio danza, ho imparato con la passione, avevo passione. Sei autodidatta, giusto? Hai imparato ballando in piazza? Sì. Suona la tarantella. È tuo fratello, Nunzio? Sì. Ti ha insegnato lui, no? No. E che vuoi che sia il fratello? Hai con Rocco, quindi è con molto bravo. Lui suona e tu balli praticamente. Però non lo sapeva che tu ballavi. E sei andata in piazza a imparare, giusto? Più o meno è così la storia, è un po' complessa, ma è così. Vado dal chitarrista perché è l'unico che ho saltato. Tu vieni da? Badolato. Badolato, Guardavalle, sì, ma tu passi. Più o meno. No, più o meno, anche lo stesso dialetto, credo, no? Insomma. No. Il nostro un po' più... Un po' meno marcato? Più marcato. Prova a dire Agazio. Agazio. Non è lo stesso, senti. Agazio, non è uguale a Z. Siamo Z. Più tamarri noi, dai. No, non ti dico così, no. Fatti dire gallina. Tamaro significa dalla terra. Gallina come si dice? Gallina. A gallina, come a noi, perché chi c'è mai? Non l'ho capito. Gallina, perché come dicete voi? Gallina. Gallina, e voi? Gallina. Gallina. Però mi piace questo dialetto. Sì, è bello. No? Particolare. Che facciamo adesso? Canto all'amata, un'altra serenata. Vai, Vincio. Alma Folk. Thank you.
Ma di chi era? Certo. Come stai? Male. Ma anche quest'anno male? Più peggio. Ogni anno male. Un anno più vecchio. Quindi quest'anno non canti, non canterai quest'anno, no? E non sono. No, non sono in vena, non mi sento buono. Io so te. Mangiasti? No. Che mangi? Mangi con noi? No, non mangi già pronta, già stai. Che hai cucinato? E un po' di succo di carne di maiale e manzo. Ah, leggero. E poi mi faccio una spaghettata. Leggero, casira. Perché oggi a mezzogiorno non ho mangiato. Ah, truscia, a mezzogiorno truscia. No, ho mangiato però. Ma tu basta pure a mezzogiorno. Che sì. Mangiato a mezzogiorno? E mo non mi ricordo mai. Ah, ne avevamo la perdiva. Però fa un sugo, non perdi sta memoria. No, per, sai com'è, sai che pure. Come fai questo sugo? Esatto. E come dice, mi da casa poi ci ho messo l'olio, aci pure, bravo. Poi ci ha soffrire la carne. Dopo ci ho messo la carne. A soffrire, ma lo so, la buona buona. Buona, ci carichiamo la buata, pomodoro. Quale buata? Una bottiglia. Una mezza bottiglia. Beh sì, poi troppo. Un pomodoro assai, che dice che carne, no? Sano, è buono. Una frutta d'afra. Oggi mi piglio, era su terra. Ci vuole sicca l'afra, no? Piglia che fresca. È già sicca. È già sicca? Pianta l'aia rosera, dove ho capito. E poi spezzo, ci mettiamo un po' di pepinino, ci vuole pure. No, mangio se, quando la pasta, mo mangio quando faccio, se no ha bruciato tutto. A uso stufato, a uso stufato. Mangio. Un peperone io mettiste pure? Sì, sì. Un coccio di sale pure. Senza sale è insipida. Allora sono se c'è un'insipida. Cosa quasi mangiamo qua stasera, la pasta è buona. Buon, Babbo, se vieni con noi ci vediamo più tardi, se no buon so, appetito. No, grazie. Non lo so, non sto bene. Buon appetito. Grazie. Alla prossima. Bene qua. Manca la mano. Astuto. Maurizio, fa finta che astuto. Astutao. No. Astutao, va bene. Mi cantano assolutamente. Astutao. Manco ti saluto. Li potevo salutare però e mo non posso fare, dai vai me lavo e me senti, ma perché? Perché ti indagiste che gli asiri di stare soli? E ti aspettavo? No, che da sera gli in avanti, lui va a tornare a me buon erba. Ah, non potevi già aspettare che mo torno. Ma vedessi che torniamo subito, noi gli in parte e torniamo. Senti, ma quando allora sono Spallegri? Ma quanto soldi fai a Spallegrare? Va! Meno male che l'hanno pigliato tuo nonno, meno male. Che novelli! Ciao! Vieni qua! Ah, Remo! Tu che sei? Stasera ho venuto, provavamo. Provavamo. Che ti portavo pure un meo. Ti portavo pure un meo. Pensa tu. Ti portavo pure un vino meo. Ti portavo pure un vino meo stavolta. O faccio un provo vedi che vino che me ne esce a mia. Sì. Te. Ti portavo un vino meo. Un provo. Proviamo insieme. Stasera. Sei d'accordo? Sei d'accordo? Tu mi ho provato e faccio un provo meo. Vediamo qual è il meglio. Buono. Cecilia, sentiste pure tu? E mia è meglio mio. Poi vediamo, ancora programmi. Poi sappiamo. Andiamo a mangiare. Ciao, bella.
carrini ma cattai una vigna. Mi la cattai sopra una montagna. Così scippò lo grappo e cu la pigna. Povera vigna mia, così la mangia. Stentai tanto per fare in un castello, credendo che ero un castellano. Ma dopo fatto di sarò che bello, le chiavi mi fuggì. Buonasera, Cosimo. Fate cosa? Sto arando la vigna qua. Ma puzza curtaglia, che ne puzza male. Che andava tutto. C'è il porcello. C'è un vitello. Ah, pure un vitello dai. Tutto abbiamo qua. Senta, nell'azienda agricola abbiamo tutto. Senti, questa è la spalla grassa già la vigna. Quindi prima si spallegra e poi? Si attacca e adesso si lavora. Aspettiamo la rocina quindi. Ancora, ma aspettiamo la regina dopo passa tempo. Ottobre, no? Quando vendemmiamo? Fine settembre, ottobre. E siccome matura prima, che il sole è forte, il vino buono. Il vino... Buono? Senti, ma qual è il meglio? Vino tuo o vino di Remo? Cioè, qual è? Tutto me è ufficio. Tutto, pure che Remo ci sto. Tutto. Ma qua esce dall'azienda agricola di Masi. Sicuro? Sicurissimo. Ma che qua si mormora che il vino di Remo è il migliore? Il migliore significa... Sei tu sempre qua, sei vissuto. Forse l'uva è più pregiata, meglio. Sempre qua sei vissuto, da bambino qua sei vissuto. Sempre, sono nato a Calatria. Da bambino? E che facevate da bambini qua? E che devo fare qua? Dove andavi a scuola, a Santo Nicola? Gli Ursini. A piedi? A piedi, alla mia scuola media. A quale tazza la mattina a piedi ad Ursini? 5:30. Dista da qua quanto Ursini? E ci vuole un tre quarto d'ora, un'ora. Ma non è tantissimo, no? Camminate 5 della mattina, insomma, non berno. Magari scarse pure una volta. Scarse no, ma chi zoccola le legno sì. Tocco d'inverno. Pure un d'inverno, sì. Io se vai a scuola. Senti, gli inverni qui quando uno è bambino com'è? Che c'era un maltempo, capare della strada. O non sbaglionavo ogni tanto. Tutto. Capitato di rimanere isolati, di stare a casa e non poter uscire. Tu sei io. Potevo... Non abbiamo strada, non abbiamo niente. Cicchetano deve fare un abbraccio in strada e loro cominciamo a viaggiare e a fare. Cicchetano era l'assessore, era sindaco pure, sindaco. Stato sindaco di Cavolonia. All'epoca. Era colui che si occupava delle contrade, o sbaglio? Tutto delle frazioni. Era l'unico sindaco che ha fatto per le frazioni. Per le frazioni. Beh, detto da un dipendente comunale, insomma, non guasta tanto poco. Senti, e quindi la scuola era un grande sacrificio andarci? Certo, sacrificio, si doveva andare a Pierre Maricello, scuola, bus. Quanti bambini eravate qua? Non ce n'era, non ce n'era. Tanti bambini. 30, 40 bimbi? Forse 15, 20, da via. E a chi giocavo? A chi giocavamo? Giocavo. I giocatori giocano, o vanno sulle zappano? Giocavamo e ho battimura. Ho battimura com'è? Come si chiama? Uno per uno, mi davamo a muro, io andavo a fare i fiammiferi. Che battere? Giocavamo a battere, che andavamo giocavamo. I vecchi ti raccontavano racconti una volta. E qualcosa tutto. Ti ricordi i racconti una volta? Ma che mi ricordo? Ormai zappa e basta. No? Sempre lavorando. Ti lascio il tuo lavoro, ci vediamo stasera. Va bene. Mangi con noi, sì. Sì. Alleluia. L'anno scorso andava in gambe che non venisti. Non potevi venire reimpegnato. No, non volisti venire l'anno sì, scorso. Con bozzi. Che quale malocore ti fici? Dimmi. Ma quale malocore? Niente un malocore. Una pacchina mi chiesto. Quindi non potevi venire, era impegnato. Se arrivato dallo profazio fuglieve però. Sì. Dallo profazio. La dice, ti ricordi quando è venuto a casa tua? Mi ricordo. Madonna quanto carne di porco mangiavi ieri sera. Io e tu, pare che sono io. Te lo staccavo pure i ricchi, il porco. Vabbè, ci vediamo dopo. Lo profazio in questi giorni ritorno. Ritorna qua.
scuravo, la calatria scuravo. Sono andato a cercare Cosimo nella vigna, la spallegrata. Sai che significa spallegrare? Più o meno, sì. A me mi impararono. Tirano i frutti, sai che fanno. Ammolizzano, no? Adesso... Meno frutti, c'ho frutto. Esatto. La varrio, ma è così. Dovrebbe essere così. Dovrebbe. E adesso invece gira con il trattore. A passeggio. A passeggio col trattore. No, no, sta lavorando. Dice che poi viene a mangiare con noi. Un betamo, che dici? Sì, sì. Un betamo. Che facciamo? Andiamo avanti. Cotrarella. Prossimo brano. Come? Cotrarella. Cotrarella. Che non fa simili Cioparella, no? No, no. Cotrarella viene dal suo paese. Ah, allora vai a Dio. Cotrara come a noi chiamati, la ragazza. Sì. Questa l'ho scritta io. Ah, e sì. Di che cosa parla? E questa parla di una cotrara, di una ragazza. È una storia d'amore, cos'è? Sì, chiede di affacciare la finestra, che gli canta, tutte queste cose qua, la solita serenata più o meno. Ancora andava la finestra un po' dall'altro. È autodidatta, è autobiografia così. Sì, questa l'ho scritta io. Parla di te, parla della storia tua o no? No, parla, cioè non è che quello che la canta dice, parla con la ragazza. Cioè, si dichiara sotto la finestra, come si faceva un sì, tempo, no? Sì, all'incirca, sì. Solo che è fatto un po', invece di essere la solita tipo cantilena, è un po' più musica da tarantella. Ok, è più terzinata. Sì, bravo. Cotrarella. Il momento è topico, il pane è cotto, un pastasto buono signora, a cura? E quattro.
Alle 4. Sono le? Le 9. Le 9, quindi 5 ore e il pane è cotto. Possiamo toglierlo dal forno, sì. Giusto? Sì. Pane caldo da Calatria. Tria. Mangio io e tia? Sì, va buono. E cosa mangia? E viva come mangia. E come non mangia pure. Ah, chi sta con la mia? A Carlo Scivi? Allora no. Non è che io che mi sei che sta qua? No. No, no, non è che io che mi sei. Ma vai la trovi a mia. E te l'antennamento qua, pala a me. Fa. Ma che sta a palatura? E Remo Iucci. Non ti distrarre. No. Chi sta cogliura mia? Non è la mia che sta? Sì. Quello è il tuo brano. Ampurnavi io. Tu non eri qua, eri distratto. Mamma che pisa, fuoco mio, che è questo? I quantesti. Pisa, cacciata a mezzo ai piedi. Mamma che pisa. Mi scangiasto un po' in buffetta. Questo è un burro. Perché questo? Stiamo bene, sta fare a Remo. Chi sta facendo questo buvo che è storto? Chi sta facendo questo buvo? Una luna pare, che come è questo buvo? Pane. Si mangia buvo. Chi sta si caficeo? Sì. Ma basta, un fornaro poteva fare? E che sempre tu parleremo, poi vediamo fino a come. Mamma che bello questo. Ciao pane, veramente quando hai fumato, quando hai tutto le dai, che ne pensi di farlo delle cose genere là. Oh Naviccio, finimmi. Non ci arrivo tu pane. Sogno stanco, me ne posso dire. Ma che tu la luce? Non sai come vedi che c'è un pane in tuo forno. Madonna, quant'anni. Quant'anni sai come vedi, siccome? Maddalena, hai visto? Interessante. Sì, molto. Very, very good. Molto buono. Molto buono. Lo vedo ora assaggiato. Very hot. Sì, sì. Comincia. No. Questo con un poco d'olio, sale e rigono. Come? Arrigono, olio, sale e un po' di pepe pestato, viene proprio buono. Un po' di pepe. Che sarà buono, ma subito abbiamo mai portato le mani. Un po' chi sale mori. Perez. Ecco. In inglese. In italiano. Pepe pestato. Allora, siamo nella cucina. Sì. Che stiamo facendo? I frittelli. Frittelle di zucca. Le zucchine. Zucchine. Con i fiori. Sì. Ma quanto curi lavorato? Per questa tavolata. Davi luna. Poco cura allora, no assai. No, poco. Siamo arrivati puntualissimi anche oggi. Sì. Vero? No. Ha fatto le zeppole. Sì. Poi chi ha fatto? Polpette. Da ieri che fate polpette, no? Sì. È vero o no? Mm. Ma come fate? Pure voca o non usate l'uovo e usate sto metodo, guarda. Sto metodo qua. Porca no. No. Polpette mo no. Quando si muglia. Mo polpette. Ma la zeppola la proviamo. O vediamo come ci viene. Se non è scorno, veniamo qua e non proviamo la zeppola. Allora Remo, vieni qua. Chi sa chi che porta vero cielo? Ti do un vantaggio. Tu stabilirai qual è il miglior vino, se il mio o il tuo. Stabilisci tu. Stabilisci tu, sì. Allora, piglio vino tuo dov'è? Vino! Prima lo deve provare lui, bicchiere. Pure un bicchiere di plastica. Il vino mio è invecchiato solo un anno. Quindi l'anno scorso. Te lo voglio poco ma che costa caro. Non è come tu che non vale niente. Che ciò feca. Chi sto mio? Ma vediamo. Come c'è un colore, questo vive. Come senti? Com'è? Com'è il vino? No, devi dire la verità. Com'è il vino? È buono o no? È buono. Pare vergognoso, è buono. Ma secondo te è meglio tu o meno? Ma secondo me dice pare vergognoso che è meglio. Provo toi. Piglio toi, la provo toi. Provo me. Vediamo se è meglio toi o meno. Che differenza c'è? Il colore mi pare diverso, no? Sì, un po' diverso è. Un meglio, un vecchiato. Vediamo come è toi. Qual è meglio? Il tuo o il mio? Avere tanto dici. Secondo me è meglio toi, secondo me.
beviti il tuo genitore, va bene. E tu hai un po' di più frigo sempre, però quasi con lo stesso, ma è uguale. È uguale il vino? Sì. Il vino è uguale? Ha azzeccato! Ma capisci? Il vino di Remo! Questo era il tuo vino! Vede, tutto lo stesso! Spillato la tua botta a tua insaputa! Grande, ha capito che era il suo vino, perfetto. Grande Remo. Un grande. O vino me te bevi. Se bevo vino mio. Sì, a roba sua non ci parla. A roba sua non ci parla. Vino. Va bene, se ora facciamo il prossimo brano che il titolo è Abballati. Ah, balliamo tutti, amore. Sì, su questo brano volevamo fare anche dei saluti, volevamo ringraziare soprattutto le nostre famiglie che ci hanno sempre sostenuto. Ringraziamo tutti i nostri fan soprattutto. E ringraziamo anche Pino Carella per averci ospitato a questa puntata. Un piacere mio, grazie per essere venuti, ci mancherebbe altro. Per anche me è perché Radici sono passati tutti i gruppi, da Otello Profazio e poi Mimmo Cavallaro, Cosimo Papandrea, voi adesso. Lisa Rusa, chi ne ha più di me? Tutti. E quindi Marinella Rodà, vuoi che ne conto ancora? No. E allora che facciamo? Allora facciamo questa bella tarantella Ballati, che ci è stato dato un testo dal nostro paesano e noi abbiamo messo il ritornello che è l'inno di Calabria, testo, diciamo. Il testo tradizionale o no? Del paesano, scritto a lui? No, è un testo tradizionale, credo. Quindi voi avete messo... Guarda che bella gioventù che abbiamo stasera. Gemelline. Gemelline che vengono a ballare la tarantella, Straordinarie. Chissà il nonno se balla? Ma vedremo. Penso di sì, è il re della tarantella di Calatria. Dicono così. Allora lo facciamo ballare. Come si chiama sto pezzo? Abballati. Abballati. E ballati. We'll be right back.
chiudere la serata diamo spazio a chi ha organizzato questa straordinaria serata qui a Calatria. Cominciamo con il presidente dell'associazione Gurna Nigra. Cosa fa l'associazione? L'associazione facciamo delle escursioni su al fiume, per essere esatti alla Gurna Nigra, con scalate, corde, passiamo una giornata diciamo in allegria. Ci gustiamo il paesaggio del fiume Allaro, che è bellissimo, una cosa straordinaria. Facciamo divertire le persone, diciamo, i turisti che vengono. Chi sono gli utenti che vengono? Vengono da tutte le parti, turisti che ci sono da Milano, Roma, anche di qua. Gli piace il nostro territorio? Gli piace moltissimo. La fiumara? Moltissimo. Rimangono davvero entusiasmati proprio. Bocca aperta. Alex, parliamo di questa serata, come sei riuscito a coinvolgere ancora una volta tutti praticamente? Come al solito, qui a Calatria, vino, mangiare, ed è festa. Senti, a quello più grosso chiedo la ricetta delle polpette, che erano buonissime. La ricetta delle polpette, come la buona parte di quello che avete mangiato, è tutto a merito di sua cognata, come si chiama? Meg. La quale senza di lei il 99% di questo non poteva essere possibile. Povera Meg allora. Ecco, la quale sta ancora a lavare i piatti. Dobbiamo ringraziare proprio tutti quelli che ci hanno aiutato, partecipato. E tutti quelli che hanno aiutato a montare tutto qui, tutti quelli che hanno partecipato per la cena, per tutto in pratica. Chi ci ha dato il luogo per poterla fare. Ringraziamo Cosimo, vabbè tutti. E alla fine viva? Viva Calatria! Passo di capo, passo pulito, passo con passicena modulato, passo con passicena bella modulato. Allo me paesi, allo me paesi, che un giorno Cristo scendi di la croce, due giorno u sacerdoti non dice missa, non dice missa.